Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi dell'ulcera peptica gastrica perforata. L'ulcera peptica gastrica perforata è una complicazione grave dell'ulcera peptica, in cui l'ulcera si estende attraverso la parete dello stomaco o del duodeno, creando una perforazione. Questa è una situazione di emergenza medica e richiede un intervento medico immediato. I sintomi dell'ulcera peptica gastrica perforata possono includere dolore addominale acuto. Il sintomo più comune è un dolore addominale improvviso e intenso. Il dolore è spesso localizzato nella parte superiore dell'addome, ma può irradiarsi in altre parti dell'addome o della schiena. Shock. La perforazione di un'ulcera peptica può causare una grave perdita di sangue nell'addome, portando a uno stato di shock. I sintomi di shock possono includere pallore estremo, sudorazione fredda, frequenza cardiaca accelerata e bassa pressione sanguigna. Tensione addominale. L'addome può diventare teso e gonfio a causa dell'irritazione peritonitica, un'infiammazione delle membrane che rivestono la cavità addominale. Difficoltà a respirare. La pressione esercitata dall'aria o dai fluidi all'interno dell'addome può compromettere la capacità dei polmoni di espandersi completamente, causando difficoltà respiratorie. Nausea e vomito. A causa del dolore e dell'irritazione, è comune sperimentare nausea e vomito. Febbre. L'infezione dell'addome dovuta alla perforazione può causare febbre. Rigidezza addominale. L'addome può diventare rigido e dolorante a causa dell'infiammazione. L'ulcera peptica gastrica perforata è una condizione medica grave e potenzialmente letale che richiede un intervento chirurgico immediato per chiudere la perforazione e rimuovere il tessuto danneggiato. Prima di raggiungere il trattamento chirurgico, possono essere somministrati fluidi intravenosi e antibiotici per stabilizzare il paziente e prevenire le infezioni. La diagnosi e il trattamento tempestivi sono fondamentali per la sopravvivenza del paziente. Se sospetti di avere una perforazione dell'ulcera peptica gastrica o se qualcuno nei tuoi dintorni mostra segni e sintomi di questa condizione, cerca immediatamente assistenza medica di emergenza. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.